Buongiorno a tutti, oggi siamo qui per rispondere alle domande più frequenti riguardo il funzionamento del Kippy. Entriamo nell'app. Atterriamo direttamente nella parte legata alla posizione. Noi abbiamo tre mondi all'interno dell'app Kippy: posizione, attività e vita. Partiamo dal mondo della posizione, ovvero il mondo della localizzazione. Noi abbiamo un punto aggiornato, come si può leggere in alto in last update, dove si trovava il mio animale 16 minuti fa. Quando voglio, posso aggiornare la posizione cliccando sull'icona in alto a destra che si chiama Live. La rotella inizia a girare fino a che non diventa verde. Nel momento in cui diventerà verde, vuol dire che è connesso e la posizione sarà aggiornata ogni 5 secondi. Ecco, in alto a destra il tasto Live inizia a pulsare verde, significa che la posizione in questo momento è in tempo reale. A questo punto vedrete sull'app Kippy che disegna automaticamente una traccia sulla mappa e quello è il percorso che il vostro animale sta percorrendo. Si può vedere la posizione aggiornata dell'animale ogni 5 secondi in questa versione semplificata della mappa, oppure cliccando su questo tasto in basso si può vedere attraverso la visualizzazione satellite. Cliccando invece sull'icona dell'omino andremo a vedere dove mi trovo io. Quindi io mi trovo in questa posizione e il mio animale si trova in questa posizione. In questo momento il live tracking è sempre attivo, qualora io lo volessi interrompere è sufficiente cliccare nuovamente sull'icona Live. Tornando grigia l'icona significa che ho interrotto il live tracking. Sempre all'interno del mondo della posizione possiamo accedere ad altre funzioni di Kippy, abbassando questo menu a tendina. La luce lampeggiante, oppure il guinzaglio virtuale, oppure la safe zone, oppure creare un geofence, ovvero un'area entro la quale il nostro animale vogliamo che stia. Qualora io volessi creare un recinto virtuale o anche detto geofence, è sufficiente accedere alla voce menu. All'interno del menu, scorrendo in basso, trovo geofence, clicco su geofence. In questo momento non ho nessun geofence attivo, quindi ne creo uno cliccando sul più. Clicco su più, vado dove si trova il mio animale cliccando sull'icona dell'animale e con quest'icona della matita vado a disegnare un recinto virtuale. Lo posso modificare molto semplicemente, allargarlo, ridurlo, a mio piacere. A questo punto dobbiamo dargli un nome, lo salviamo e lo andremo a ritrovare sempre nel mondo posizione all'interno del mio menu a tendina. In questo momento io lo sto attivando. Quando l'icona diventa verde e pulsa, significa che il nostro recinto virtuale è attivo. Quando l'animale esce dal recinto virtuale, riceverete nel giro di pochi minuti un avviso, una notifica push e anche un messaggio sonoro dal vostro telefonino, attraverso il quale capirete che il vostro animale è uscito dal recinto virtuale. E una volta che l'animale esce dal recinto virtuale, passerete in automatico alla funzione live tracking, di modo che quando aprirete l'app vedrete esattamente dove si trova il vostro animale e potrete andare a recuperarlo. Per disattivare il geofence è sufficiente cliccare sull'icona in alto e in questo momento il geofence è disattivato. Andiamo a fare uno scroll sul nostro menu a tendina. Per attivare il geofence che io ho creato e che quindi ho salvato è sufficiente andare a cliccare su questa icona. Questo è il geofence che io ho salvato, il geofence che io ho creato e lo vado ad attivare. Il secondo mondo è legato alle attività dell'animale. Per accedere è sufficiente cliccare sull'icona Activity qui in basso. Nella parte alta troverete un'indicazione della media dell'attività della giornata del vostro animale e andando a scorrere verso il basso troverete 7 parametri che sono la corsa, il gioco, la camminata, l'ora in movimento, il sonno, il numero di calorie consumate e il numero di passi fatti durante il giorno. Ognuno di questi parametri ha un obiettivo che indichiamo noi in maniera automatica. Nel momento in cui il proprietario dell'animale registra il proprio animale, ci indica la razza, il peso, l'età e tutta un'altra serie di parametri attraverso i quali il nostro algoritmo calcola in maniera automatica quelli che sono gli obiettivi che il tuo animale deve raggiungere. Ad esempio in questa schermata potete vedere dove ho raggiunto i miei obiettivi ed è rappresentato dalla presenza di una coroncina e dove invece non ho ancora raggiunto gli obiettivi e dove mi trovo. In questo caso mi trovo, rispetto ad un'ora di camminata che il mio cane deve eseguire durante il giorno, ho fatto solamente 38 minuti, quindi c'è ancora da lavorare. All'interno dell'attività possiamo anche vedere tutto ciò che ha compiuto l'animale diviso per ore. Ora per ora
possiamo vedere tutto quello che ha fatto il nostro animale. È inoltre possibile vedere che cosa hanno fatto gli animali simili, iscritti all'interno di Kippy, che vengono comparati in questa schermata e si vede che cosa ha fatto il mio animale rispetto a tutti gli animali simili per razza, animali simili per peso e per età. All'interno della nostra app troviamo anche un terzo mondo che noi chiamiamo vita. Clicchiamo sull'icona vita in basso. Nella parte alta di questa schermata vediamo il mondo social di Kippy. Qui tutti i nostri padroni di animale vanno a postare le loro stories, che possono essere dei video o delle fotografie. A questo punto noi possiamo scrivere, possiamo dare i nostri like e possiamo inoltrare queste immagini a chi vogliamo. Sempre all'interno di questa sezione vita, noi troviamo un redazionale creato insieme all'Università Veterinaria di Milano, dove andiamo a pubblicare tutta una serie di articoli legati al mondo dei nostri amici a quattro zampe. Sempre all'interno di questa sezione vita abbiamo creato una parte molto importante legata all'attività dei nostri animali che abbiamo visto prima nel mondo attività. Qui ci viene comunicato in maniera automatica dalla nostra app se abbiamo raggiunto gli obiettivi della settimana o se non li abbiamo raggiunti, quindi se siamo stati dei bravi padroni o se non siamo stati dei bravi padroni. All'interno della sezione vita, oltre a trovare i messaggi legati alle attività che abbiamo raggiunto, agli obiettivi che abbiamo raggiunto durante la settimana, troviamo anche dei messaggi che ci arrivano direttamente dai nostri animali. Questi messaggi sono legati alle attività che loro hanno compiuto o non compiuto. Per esempio, se vanno a dormire ci danno la buonanotte, se si svegliano la mattina ci danno il buongiorno e se hanno camminato troppo poco ci avvisano di tornare a casa e di tornare a fare una passeggiata con loro. Per postare le stories è sufficiente cliccare sull'icona con il più in basso, scegliere all'interno della nostra galleria una fotografia che a noi piace, clicchiamo sulla fotografia e clicchiamo su Save. A questo punto torniamo nella nostra app, andiamo nella sezione vita e andremo a vedere in alto a sinistra la fotografia che noi abbiamo postato all'interno dell'app. Oltre alla galleria è possibile anche utilizzare la fotocamera del vostro smartphone. È sufficiente cliccare, viene fatta la fotografia e salvate. Per quanto riguarda le posizioni del nostro animale, noi abbiamo uno storico di 2 mesi. Bisogna accedere al menu, andare nello storico. A questo punto vedremo tutte le attività che ha compiuto il nostro animale. Sono divise per orario e sono divise per giorni. Scorrendo sui giorni qua in basso, posso vedere tutte le passeggiate che ho fatto con il mio animale negli ultimi 2 mesi attraverso lo storico. Le posso vedere in versione satellite oppure in visione semplificata, sempre cliccando su quest'icona. Posso inoltre vedere la mappa di calore, ovvero dove il mio animale ha sostato maggiormente. Posso zoomare e andare a vedere tutto quello che ha fatto il mio animale. All'interno della voce menu, che si trova sempre in basso a destra, possiamo vedere più di un animale, nel senso che tutti gli utenti possono avere più di un animale, ovviamente ciascun animale deve indossare un Kippy, e possiamo vedere e modificare il nostro profilo cliccando sul nostro profilo, aggiungere la nostra fotografia e inserire tutti i nostri dati. Ciascuno dei nostri animali ha un suo profilo, possiamo cliccare sul profilo di ciascun animale. All'interno del profilo dell'animale che abbiamo registrato in fase di iscrizione possiamo cambiare tutto ciò che desideriamo, dalla fotografia al nome, a tutti gli altri parametri che abbiamo inserito in fase di registrazione. All'interno del menu è possibile anche aggiungere un nuovo Kippy. Se dovesse entrare nella nostra famiglia un nuovo gatto o un nuovo cane, possiamo comprare un nuovo Kippy e aggiungerlo in questo modo. Cliccando, vai ad aggiungere un nuovo Kippy. Inseriamo, come in fase di registrazione, il codice alfanumerico che troviamo sotto al Kippy e andiamo a registrare anche questo nuovo Kippy, che troveremo all'interno della nostra app. È possibile passare da un animale all'altro animale facendo swipe in questo modo. In caso di sostituzione di un Kippy, è sufficiente accedere alla voce menu, cliccare, cercare sostituzione del Kippy. All'interno troviamo tutti i Kippy che abbiamo registrato. Seleziono quello che devo sostituire, procedo. A questo punto prendete il vostro nuovo Kippy
ed inserite all'interno dell'app il codice alfanumerico che trovate sotto al vostro Kippy. Oltre alla funzione di live tracking che possiamo attivare quando vogliamo, possiamo andare a cambiare la frequenza di aggiornamento automatico andando nella voce menu, entriamo all'interno del profilo del nostro animale, troviamo la voce update frequency, andiamo a modificare la frequenza di aggiornamento automatico da 1 a 24 ore a nostro piacere e poi salviamo. In caso di smarrimento della password, accedere tramite login, inserire la propria email e cliccare su password dimenticata. E procedete. A questo punto riceverete un codice temporaneo tramite email, utilizzerete questo codice per entrare e per cambiare la vostra password. Buone passeggiate!